Ciao Reefers, benvenuti sul canale. Questa settimana siamo a casa di Danilo. Ciao ragazzi. Che è l'ideatore di Joy Reef, come avete già avuto modo di vedere sul canale, sui video, sulle altosumetriche, insomma, e quant'altro. È lui la mente dietro la genialata, insomma. L'acqua del cambio è appena stata miscelata nel megabidone, insomma sono 23 litri, sono 20 del cambio più 3 extra, appunto, perché andremo a montare il reattore, insomma, a letto fluido. Ho deciso di farlo adesso perché tanto comunque avrei dovuto cambiare il carbone e le resine che avevo rimosso per il trattamento del ChemiClean. Quindi adesso andiamo a montare questa con del carbone nuovo, delle resine nuove, semplicemente c'è una pompetta, la mandata va al rubinetto così da non mandare in pressione il reattore, e poi c'è semplicemente lo scarico che andrà di nuovo nel sistema. Ok, filtro letto fluido installato, caricato con resine e carbone nuovi. Qua c'è la Salaris che è andata là dietro e non l'ho ancora ripescata. Comunque, l'acqua nuova pronta, gli ho messo un sacchetto con un po' di ghiaccio perché era un po' troppo calda. Finito adesso, quindi reattore attivato, il cambio d'acqua è andato piuttosto bene, c'è stato anche un match delle temperature, quindi molto bene. Pensavo che magari l'acqua fosse un po' troppo calda, però andava molto bene, salinità perfetta ovviamente, e lo skimmer non è neanche più di tanto pazzo, insomma, tutti i coralli sono normali, niente da segnalare, tutti i cianobatteri sono andati via tranne in un angolino dove forse passava un po' meno corrente, però si sono tutti staccati, insomma. Ecco, questo angolino qua c'è ancora qualcosina, però come vedete sono morti, perché comunque c'è da dire che anche facendo il cambio poi il cambio è del 20%, quindi il prodotto resterà comunque nella vasca, poi si andrà a diluire col tempo con i cambi, però insomma resta dentro e continua a fare la sua funzione anche se in piccolissima parte. Allora, prima di partire per le vacanze, ovviamente ho impostato una telecamera per tenere tutto controllato. Ho deciso di posizionare gli ultimi coralli che ci sono, insomma, che sono non incollati al momento, per appunto evitare spiacevoli conseguenze di magari appunto che si muovono e vanno a toccarsi con qualcos'altro, insomma non vorrei perderne nessuno. Useremo questi supporti qua che ho fatto io con del PVC, sono degli esagoni carteggiati giusto per essere un po' ruvidi, incolleremo qua sopra così da dargli spazio per crescere, per stare insomma sul fondo senza problemi. Per incollare i coralli utilizzeremo questa colla della Tunze, che non è quella che usavo di solito, è un'altra versione che di fatto è un composto un po' più morbido e rilascia praticamente niente residui rispetto all'altra, che comunque lasciava qualcosa in acqua, e viene in questo tubetto dove su ogni lato c'è una componente, insomma è più facile da lavorare, si indurisce più in fretta e non rilascia appunto nulla in acqua. L'andiamo a provare subito e fissiamo appunto questi coralli. Come vedete è davvero molto morbida, è piacevole anche impastarla rispetto alle altre componenti. Ok, come vedete l'ho incollato, questo qua insomma che è un SPS che non cresce insomma in altezza, ma si espande più che altro in larghezza, quindi per qualche mese penso che sarà a posto su questo plug. Fissato anche questi due così non possono andare in giro, insomma, perché di solito si muovevano. E nulla ragazzi, speriamo che insomma vada tutto bene, che non succeda nulla di catastrofico. Ragazzi, sono appena tornato dalle ferie, l'ho beccata giusto sul tramonto, insomma non si vede molto, però insomma ho controllato, le crescite ci sono, quindi i coralli sono stati tranquilli, anzi sono cresciuti parecchio. L'unica cosa, ci sono un po' di incrostazioni di sale un po' ovunque, si è tappato il tubo del KH, però ripeto, le crescite ci sono state, anzi le alghe calcaree sono esplose, cioè sono ovunque. Quando sono partito sulle pompe non c'era niente, magari domani con la luce ecco le vediamo un po' meglio. Thank you.
A casa sua, questa è la sua vasca, adesso ve la facciamo vedere. Sono venuto qua per fare anche uno scambio di coralli, poi vedremo anche questo. Adesso lascio la parola a Danilo, così vi parla un po' come per gli altri video della sua vasca. Vi ricordo che se volete far vedere la vostra vasca mi mandate una mail a questo indirizzo qua e vengo a casa vostra, meglio dell'arrotino. Ciao ragazzi, vi presento la mia vasca. Come vedete subito a colpo d'occhio io amo solo gli SPS. Ho un paio di LPS, ma tutto il resto, come vedete, è tutto solo coralli duri. È un po' trascurata dal ritorno delle vacanze, ma adesso cerchiamo di rimetterla in sesto. La vasca è una 130x75 con un pozzetto dietro praticamente invisibile perché ha le pareti laterali in diagonale, studiata apposta, illuminata con due Blu-ray alle quali ho aggiunto un po' di luce blu, altrimenti, come si sa ed è risaputo, la luce risulta spesso un po' troppo gialla. Però devo dire che mi trovo bene, gli animali crescono bene, si colorano, devo dire che sono contento. DSB non altissimo, non arrivo quasi mai a 12 cm, ma fa il suo lavoro. E come gestione estremamente semplice, non dovrei dirlo, ma io uso il reattore di calcio perché ero passato dritto, non avevo fatto il balling, però dopo un anno mi sono reso conto che il momento di punta di colori e di tutto quello che avevo l'ho avuto il giorno che ho smontato il reattore. E così sono tornato indietro, ho rimontato il mio reattore. Per il resto integro con le dosimetriche altre cose, principalmente potassio, che manca sempre, e nutro i coralli con, a dire la verità, quello che mi capita, nel senso che non ho una cosa fissa. Provo tanti prodotti diversi, adesso sto utilizzando i prodotti della Bea, di Nicola, con cui mi trovo bene. Cerco di farla vivere il più possibile da sola. Non ho tanti pesci, come si vede, quello fa, anche se adesso sembra sicuramente è sicuramente un po' più sporchetta del solito, però vediamo con l'inverno di ritirarla a lucido come deve. Ciao Reefers!
In PVC, e invece gli altri sono quelli in gesso che avevate visto sul canale. Stesso discorso, messe in fondo alla vasca, questa probabilmente riceverà un po' più di luce. Ho preferito posizionarle sui plug, insomma, non sulla rocciata, perché sono coralli che mi piacciono tantissimo. Li andremo ad inserire nella nuova vasca e quindi preferisco farli crescere sui plug per spostarli poi facilmente.